Mi chiamo Mario Calandrelli, sono barbiere da 61, da, non dico 61 anni, ma da 50 anni. Domenico è stato un periodo nel nostro negozio, poi è andato insieme a mio fratello Vincenzo nel negozio e piano piano abbiamo fatto tutto questo percorso. Non so se mai benedetto o mai rovinato la vita te, Non lo so. Non voleva fare il suo mestiere, un po' il padre l'abbiamo quasi costretto, abbiamo cercato di invogliarlo a fare questo lavoro. Mi zio Mario, una volta era nei 3 del pomeriggio, negozio pieno di gente, io stavo là, avrò avuto 13 anni, datemi fio Alex, 13 anni e mezzo, che avevo fatto qualche danno, mio padre mi aveva mandato al negozio, mi ricordo mi tirò il bob, era una cosa di plastica, che andava sopra il telo, era pieno dei capelli, ha preso, ma ha tirato perché mi era addormito un piede come i cavalli. Iniziai con una tecnica di lavoro che si chiama mano libera. Tagliavo i capelli, entrava il cliente mi diceva: devo tagliare i capelli, come vuoi, tutto quanto, in base alla morfologia del viso, tutto quello che lui è, tagliavo e si realizzava. Davvero che deve essere un po' psicologo, un po' di tutto? Deve essere un po' tutto. Un po' tutto e un po' niente. Parecchio psicologo. Parecchio. Porco giro. Dice. E se no allenamento a casa a che serve? Sto mestiere o te fa bravo o te fa criminale. Incominciai a contornarmi di ragazzi, un paio di ragazzi, in dove comunque mi facevano da supporto. Io tagliavo, mandavo a lavello questi ragazzi, queste persone, e loro controllavano, asciugavano e pettinavano. Così alla fine della giornata non facevo più 10 persone, ma 20. Facevo così, no? Col ciuffo. Tagliate quel ciuffo. Davanti allo specchio mi sono dovuto tagliare il ciuffo da solo. Erano cose diverse. Domenico, voglio dire, è come oggi. Da piccolo era uguale, non è cambiato assolutamente. Se te scordavi di cambiare la lametta erano 5.000 lire di multa. Oggi è impensabile averci un atteggiamento del genere con dei ragazzi che si stanno imparando. 2 giorni, t'accannano. Mi ha fatto arrabbiare più di una volta perché chiedeva consiglio, ma delle volte poi faceva di testa sua. Però comunque è arrivato al suo obiettivo e devo dire che comunque ci è riuscito bene. Il negozio non è solo Domenico, il negozio sono tutte le persone. Io dico anche, il negozio è anche la persona che scopa a terra perché mantiene il negozio in ordine. La cosa più bella che comunque ha Domenico qua dentro è a tutta la famiglia. Spesso e volentieri uno torna a casa e il figlio si gode il figlio, tutte queste cose, ma avendoli all'interno del negozio, io anch'io ho mia figlia che lavora con me. E perciò è la cosa più bella che si possa avere al mondo. Sembrano tutti. Perfetto. Troppo bello. Ossigeno della terra. La forbice per me, io penso che di averla attaccata proprio alle mani, averla proprio dentro, io con la forbice è tutto. A parte qui c'è la respirazione bocca a bocca, anche l'ossigeno.